Siamo con il sindaco di Fabriano, Gianluca Sagramola. Allora, una protesta importante, Caserta si unisce a Fabriano. Fabriano che dopo il problema degli esuberi della Tecnowind deve affrontare anche questi dell'Indesit. Quanto è importante dare vita a manifestazioni di questo tipo? Beh, io credo che sia un segno importantissimo, perché oggi c'è la presenza delle comunità. Ci sono oltre 30 sindaci di Marche, Puglia, Umbria, di tutti i lavoratori delle aziende dell'Indesit e delle aziende del circondario. Credo che sia una, non solo una protesta, ma è un'azione di una comunità. Sono le comunità che dicono: senza la metalmeccanica questo paese non può vivere. Dateci una prospettiva, questo piano non ce la dà. Noi vogliamo una prospettiva, facciamo sacrifici, prendiamo le macchine, i pullman, veniamo da lontano, ma dateci una mano, perché quelle magliette che dicono 1425 no, la storia siamo noi, mancano d'un pezzo. Il futuro sono loro, siamo noi, queste comunità sono il futuro, e il futuro non vive senza aziende sane e che abbiano prospettive di rimanere in Italia e dare lavoro. Com'è possibile che un'azienda che ha costruito così tanto in futuro sia adesso propensa a trasferirsi all'estero, ad andare in Polonia, in Turchia? È la finanziarizzazione dell'economia, non la possiamo accettare, non è la finanza che comanda, è la persona che deve essere messa al centro, la persona imprenditore, la persona lavoratore, la persona anziana e i bambini, le famiglie, questo è il centro del nostro essere. Se noi teniamo al centro la persona, allora tutto assume un significato diverso e anche le nostre comunità assumono un significato diverso. Lei personalmente con una lettera ha contattato il Premier Letta, una lettera importantissima. Qual è la posizione del primo cittadino italiano? Il Premier condivide le preoccupazioni dei lavoratori, sta lavorando e lavora per ridurre il costo del lavoro, migliorare le condizioni di fare impresa in Italia, perché questo è importante, migliorare le condizioni di fare impresa, e allora avremo lavoro, perché i lavoratori sono disponibili a lavorare e anche a fare sacrifici, li hanno sempre fatti, quelli dell'Indesit hanno fatto le riqualificazioni, hanno fatto tutto quello che era necessario, sono disponibili ma in una prospettiva, e questo Premier, questo Presidente del Consiglio vuole accompagnare le imprese e i lavoratori verso il futuro.